manca, tra le persone che hanno collaborato al disco manca Antonio Cicchetti, che avete sentito prima, però credo sia il viaggio di nozze adesso, credo che non ci sia, e manca Marco Graziosi, vabbè poi dopo vedremo. Vi giuro che non l'avevamo organizzata. No, fammi fai leggi il messaggio che ti ha mandato oggi. La gelateria la perdo. Ti ha mandato un messaggio per oggi pomeriggio. Dicendo qualcosa tipo sto ubriaco, non posso ritornare. Sono al bar tardo, forse tardo. Tardo, ho detto forse vengo alla fine. Però non ci aspettavamo questo ingresso. Senti, io ho allora, un'idea. Dato che c'è Marco Graziosi, puoi dirlo, parla a questo microfono. Volete una birra? 2,50 euro. Graziosi partecipa. In realtà gli avevo detto che non sarei venuto perché, cioè, prima ci siamo sentiti, ok, stasera sì, poi l'ho richiamato per dirgli ma dove sta il teatro secondo me. Dopodiché. Ma sono birre vere queste, è importante. Anche mi piace, c'è anche pubblicità, non ci credo. E dopodiché gli ho mandato un messaggio dicendo che guarda, non so se me la sento di affrontare un palco perché m'hanno sto a vincere il Festival Bar. Poi mi accorrente di questa cosa, Pio. Allora che si chiude, devi sapere che Marco Graziosi muove il lavoro. Marco Graziosi, gli abbiamo chiesto. Cioè Marco Graziosi ha cantato un pezzo all'interno di questo album. Adesso in quasi incidente, l'ha cantato insieme a me e addirittura ha fatto un coro anche lui, pensate un po'. E questa sera adesso. Questa sera a sorpresa, pur non essendoci preparato, lo canti per forza. Te lo ricordi? No. Neanche lui. Guarda, il testo credo sia questo, sì, questo qua. Ce leggi? Il testo va bene, la canzone non mi ricordo. Hai voluto fare l'improvvisata? Non ricordo quindi. Ma tu non ricordo niente. Ma tu stai? Cioè qua è la canzone, no? Esatto. Fate però, soltanto che se vi siamo un pagliaccio. A Roma? Supportatelo col clap. Una scena magnifica. Partimmo alle 8 davanti alla stazione. Dopo il martedì, Carmelia è così. Passiamo la caserma di sentieri. E uno con le cuffie incomincio a dormire. E a bordo del Cotra, a bordo del noi. Cotra, arriveremo a Roma. O prima o poi, a Osteria no, salita una cristiana. Mi ha chiesto la lì, ma che tragi tu fa? Quando gli hai tu e non passa nell'autostrada. Gli è preso un corpo, ma poi è rimontata su. E a bordo del Cotra, al bordo del Cotra, arriveremo a Roma. Insieme a lei, a Passo Corese, la vista Madonna. Pregherò un motore
a un mattero d'un c'è temore per mani. Quei altro minuto ma tanto quegli è fa per colpa di un furgone parcheggiato che aveva bloccato tutta la mia vita. E a bordo del Corral, bordo del Corral, noi arriveremo a Roma, a Roma. Malgrado lui la pensa te bagni con un telefonino. Poi una pisa, staremo per arriva. 10 minuti, un quarto d'ora, se va bene. C'è più in una metro, se tardiamo un altro. E a bordo del Corral, a bordo del Corral, noi arriveremo a Roma. Vuoi o non vuoi, alle 10:30, stavamo a Tiburtina. La gente strillava, io non tengo più, è una vergogna, ma in finale che poi faccio? Ci rivedremo tutti gli altri venerdì. C'è stato un posto, vedi? Cioè, no, non te lo so, ma tanto vado via, mo vado a fare. Ti devo riportare pure la parandazza. Ho capito male. Ciao! No, non so. No, beh, abbiamo avuto la prima vita. Che fa? Dove è andato? Non si sa, vabbè, è andato via. Riprendiamoci da questo momento. No, però scusate. Strano. Però un problema è il cabaret pure gli devo ricordare. Non è cazzo di vera pure il bicchiere. La birra toglia devi quattro vela. Se volevi un progetto potevi parlare. Ti aspettiamo dopo, siamo sotto la. No, dopo ci dobbiamo prendere per il culo. No, guarda, questi sono dei vizi qua. Non facciamo un pubblicità. Delizio, se vuol dire delizio, è delizio. Lì abbiamo detto. Di casa tua proprio. Dai, ti aspettiamo dopo, eh. Ci vediamo dopo. Un applauso a Marco.